Buongiorno a tutti! Allora, oggi vi faccio un video su una recensione che mi avete chiesto veramente in tanti, anche se questo video sicuramente mi porterà una cancellazione di molti iscritti perché già mi avete criticato mesi e mesi fa. Ma io volevo farlo principalmente perché è un video che comunque mi è stato richiesto da molte di voi, ma poi perché effettivamente io voglio parlarvi dell'esperienza che ho vissuto in questi mesi. Se mi seguite sapete che, cioè, febbraio io ho avuto il morbillo, mi sono ammalata, ho messo molto peso per colpa del cortisone e non riuscivo a scendere peso, quindi ho provato a fare dieta, avevo il cortisone in circolo, quindi non scendevo peso. Presa dalla disperazione, ho iniziato un po' a vedere su internet, diciamo, le diete proteiche, come agissero, anche se in passato comunque ne ho fatte tante, quindi so più o meno di che cosa, cioè sapevo più o meno di che cosa stavo parlando, pensando in testa mia, perché sono inciampata in un sito che si chiama Diete Expert. Allora mi sono messa a vedere tutte le recensioni che ne parlavano bene a destra e a sinistra e così ho deciso di contattarli perché stavo per acquistare, avevo già riempito il carrello, volevo comprare questi prodotti, li ho contattati prima e ho detto vi va di fare una collaborazione con me, e loro mi hanno inviato, diciamo, il pacco di prodotti che avevo in cioè che avevo già deciso di comprare. Quindi che ho fatto? Ho iniziato a fare questa dieta. È una dieta proteica, quindi tecnicamente non mangiate carboidrati, poi dipende da quanto tempo e quanto volete scendere. Io pesavo 73 kg, non pesavo 73 kg da una vita, veramente è stato un periodo bruttissimo e non ero più me stessa. Ho sofferto tantissimo perché mi vedevo allo specchio e non ero io. È stato veramente un periodo brutto, cosa che comunque adesso mi fa sorridere perché io vado spesso a vedere le foto di come ero mesi fa ed ero un'altra persona, cioè io non ero me stessa. Quindi immaginate la gioia di come posso sentirmi adesso quando mi guardo allo specchio. E questa è la motivazione principale per cui sto facendo questo video. Dicevo, ho fatto la dieta, ho perso in bei 6 kg circa e poi ho ricomprato la dieta facendo un altro tipo di programma poco più lungo, perdendo altri chili. In totale adesso sono arrivata a 62 kg e 4 più o meno. Voglio perdere altri 2 kg, arrivando a 60 kg. Vi consiglio comunque, se non siete sicure, magari di sentire un buon nutrizionista, ma in linea generale questo sito offre la possibilità di parlare con una bravissima nutrizionista che sentirete una volta a settimana. Per qualsiasi dubbio scrivete mail, insomma. E niente, quindi mi sono trovata benissimo, veramente. Io stavo pensando di rifarla per perdere questi altri 3 kg, anche se tecnicamente posso anche tranquillamente mettermi a dieta, nel senso mangiare sano, ma non andando a riattivare il metabolismo. Una cosa che tengo ovviamente a dirvi è che YouTube è come la televisione. Ok, quindi per questo io non voglio critiche sotto questo video. Non ho mai bannato nessuno, ve lo giuro, forse nella mia vita sono stata anche abbastanza fortunata perché non ho mai bannato nessuno sotto i miei video. Però ci tengo a dirvi che se un adolescente, un bambino decide di fare una dieta del genere, vuol dire, cioè decide, la compra e la fa, vuol dire che i genitori non lo seguono. Quindi prendete questo discorso con le pinze, questa recensione con le pinze, nel senso che io personalmente mi sono trovata benissimo, la straconsiglio, molti miei amici, amiche l'hanno comprata perché si sono trovate bene, cioè hanno visto i risultati su di me e l'hanno comprata, si sono trovate bene. Ovviamente dovete seguire uno schema. Questa dieta che io ho fatto, la versione booster, è quella che fa 3 pasti al giorno di queste, diciamo, bustine, cose proteiche, abbinate comunque sempre a un contorno, e la sera, io lo facevo di sera, ma poi si può fare anche a pranzo, un secondo con un contorno. E gli spuntini ovviamente, che non vanno mai tralasciati. E mi sono trovata benissimo, con i cani che abbaiano. Per farvi capire, i pantaloni adesso che prima non si chiudevano, adesso mi vanno larghi.
oppure che altro. Le persone quando mi incontrano dicono: cavolo, quanto sei dimagrita, stai benissimo, e questa è una grande soddisfazione. Certo, se facessi un po' di palestra, un po' di tapirulan, adesso starei un po' più in forma, ma ricomincerò a breve, spero. Ah, e una cosa importante che ci tenevo a dirvi, che comunque in tutto il periodo estivo io bevevo 4 ma anche 5 litri d'acqua al giorno. Io bevo tanto d'estate, adesso sto iniziando a bere di meno, però meno vuol dire comunque 2 litri al giorno. Io niente, vi lascio sperando di non essere aggredita, spero soprattutto che questo video vi sia stato d'aiuto se siete in procinto di perdere del peso, di troppo, e non ci riuscite. E vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.